Assessore Gilardi, nel documento che verrà presentato anche il comune di Vado sarà presente. Sì, abbiamo appreso dall'incontro di ieri che la situazione di Bombardier sta diventando critica. Abbiamo appreso che il signor prefetto è molto attivo nella comunicazione con i vari ministeri, quindi questo ci dà un segno di vicinanza e di vicinanza delle istituzioni. Chiediamo però a questo punto che al prossimo tavolo ministeriale ci sia non solo il Ministero dello Sviluppo Economico, ma tutti i ministeri coinvolti, quindi anche quel Ministero dei Trasporti. E soprattutto il gruppo abbia una rappresentatività e una forza per poter decidere in una riunione. Quindi, attendiamo il prossimo incontro, ma non staremo a fianco dei lavoratori fino al prossimo incontro, quindi questo crediamo sia doveroso, perché un sito importante, storico come quello di Vado Ligure deve essere difeso, come sta avvenendo, da tutte le istituzioni. È una situazione critica, speriamo che con questo tempo che abbiamo davanti fino al prossimo incontro ci sia qualche positività. È un auspicio che ci facciamo per Natale, perché perdere altri 500 posti di lavoro in un territorio come quello della provincia di Savona e di Vado Ligure è davvero critico, è davvero molto preoccupante dal punto di vista sociale. Vado inserito in un'area di crisi complessa, ci sono delle opportunità, questa azienda non le ha accolte, ci preoccupa questo segnale, però crediamo anche che a questo punto, se ci sono degli spiragli, possa in qualche modo investire e mantenere il sito di Vado Ligure. È troppo importante per la nostra comunità.